10 giorni comincia una nuova fase con lei alla guida del PD toscano. Ecco, quali sono le prime tre cose che vorrebbe fare? Beh, io vorrei porre il problema dell'adeguamento della struttura istituzionale della nostra regione, dei nostri comuni, alle sfide del tempo attuale. C'è necessità di riorganizzare le nostre pubbliche amministrazioni, di fare più cose insieme, di raggiungere in tanti settori la scala giusta. Oggi forse siamo sottodimensionati. Una riflessione va fatta anche sul settore dei servizi pubblici locali, dove abbiamo necessità di creare aggregazioni che possono fare gli investimenti necessari e dare risposte concrete ai cittadini. E poi penso che in generale nella sanità noi dobbiamo introdurre fortissimi elementi di innovazione per far sì che si riesca, con risorse che rimarranno invariate nella migliore delle ipotesi o che caleranno, a dare lo stesso livello di servizi che abbiamo dato negli ultimi anni e che hanno fatto del nostro sistema un sistema all'avanguardia.